MUVIT dà la possibilità al cittadino di spostarsi in totale autonomia, cittadino anche turista, quindi anche straniero, perché MUVIT è tradotta in 45 lingue, quindi questo vuol dire che chiunque arrivi oggi a Rimini può aprire l'app e decidere assolutamente dove vuole andare e avere tutte le informazioni necessarie per farlo in totale libertà. Per i cittadini invece riminesi ugualmente l'app offre questo servizio, quindi noi abbiamo un sistema di trip planner multimodale, quindi il cittadino può inserire il luogo di partenza e di destinazione dove vuole arrivare e l'applicazione gli dà come risultato tutti i percorsi, sia con il trasporto pubblico sia anche a piedi volendo, e all'interno del percorso con il suggerimento del trasporto pubblico anche con l'indicazione dei sistemi di micromobilità per l'ultimo miglio, quindi attraverso quindi gli operatori come Bird e come Mimoto arrivare al luogo di destinazione esattamente quello che era stato prescelto. Mi sento di dire che siamo un'app di eccellenza in questo ambito, perché abbiamo introdotto delle funzioni che sono la funzione di voice over e talk back, ossia l'applicazione non solo indica quali sono le fermate che hanno che sono accessibili, quindi per persone con disabilità ad esempio in sedia a rotelle, ma soprattutto dà indicazione ad esempio a chi ha disabilità visiva di quale siano di dove si trovano, in quale fermata si trovino e in quale fermata poi loro debbano scendere in base a quella che hanno indicato, chiaramente semplicemente con un comando vocale.